Il protocollo siglato questa mattina tra Comune di Napoli, CONAIE ed ASIA rende operativo un nuovo servizio di raccolta differenziata nelle municipalità cittadine. L'accordo prevede la realizzazione di una mappatura di tutti i servizi di gestione dei rifiuti, anche affidati a terzi, per la predisposizione di un piano tecnico, economico e gestionale specifico per i diversi quartieri del territorio, che sia accompagnato da una campagna di sensibilizzazione degli utenti coinvolti. Ogni quartiere ha le sue esigenze, quindi lo studio nasce esattamente per andare a dire cosa fare nei singoli quartieri. Poi ci sarà sicuramente un miglioramento. Noi poniamo la parte tecnica a disposizione, poi ovviamente vedremo come reagiranno i cittadini, ma su questo normalmente, ripeto, dall'esperienza che abbiamo avuto al sud siamo sempre molto ottimisti. Il CONAI si impegna ad assicurare il ritiro dei rifiuti di imballaggio e di avviarli al riciclo. Metterà inoltre a disposizione il proprio sistema di tracciabilità dei flussi di raccolta che sarà utilizzato da ASIA. L'impegno che abbiamo preso con i cittadini è aumentare il decoro urbano. E questo va insieme al nuovo bando che abbiamo fatto delle assunzioni a migliorare tutte quelle che sono le fasi di spazzamento, di pulizia, di lavaggio di strade all'interno della città. Già adesso, con sforzi enormi, nonostante la carenza di personale, abbiamo messo in piedi 2-3 attività sperimentali di lavaggio strade che stanno dando dei risultati abbastanza, diciamo, tangibili dai cittadini. Vediamo pure tutta la parte della stazione dove stiamo lavando quotidianamente tutta l'area pedonale. Sarà compito del Comune regolamentare il nuovo servizio di raccolta, fornire a CONAIE ed ASIA informazioni sulle utenze e garantire il supporto necessario anche con l'impiego di agenti della Polizia Locale. Noi siamo insomma sotto al 40, è chiaro che il nostro obiettivo è di migliorare, non solo di avere una percentuale più alta, ma anche migliorare la qualità della raccolta differenziata, perché il tema non è solamente la quantità, ma anche la qualità. La nostra idea è di estendere la differenziata a tutte le municipalità, ovviamente cominceremo dalla sesta municipalità dove c'è un impegno e poi continueremo per fare in modo che però ci sia un sistema di raccolta, e su questo il rapporto con CONAI è fondamentale, che sia adattabile alle diverse realtà della città. Abbiamo una serie di tappe che stiamo percorrendo: la realizzazione degli impianti, quindi l'impianto di compostaggio nuovo di cui la gara è in corso, i concorsi, tema dell'acquisto dei nuovi mezzi, e quindi anche su questo c'è un investimento importante da ASIA, e poi tutta la riorganizzazione del servizio di raccolta, e quindi di raccolta anche ovviamente differenziata.